Finalmente ci siamo, eh? Come sono contenta. Bene, bene. Raccontami qualche cosa del tuo progetto, così come lo hai cambiato. Sì, vedo che hai integrato con una figura. Sì. Sì. Però adesso iniziamo con le mani. Sì. Il fatto che comunque queste mani possano aprire o chiudere queste porte. Benissimo. E quindi anche queste mani che fanno capire allo spettatore il nostro potenziale, quindi che noi siamo in grado di decidere se possiamo aprire o chiudere e quindi poi di conseguenza entrare o uscire. Quindi il senso del tuo lavoro è proprio questa offerta di disponibilità e di ascolto? Sì. Benissimo. Senti, come tecnica vedo che stai usando una tecnica grafico-pittorica. Sì, quindi però ti integri. Non so, però poi credo che dovrò anche integrare, non so. Dico, ti integri al fondo lavorando con lo stesso sapore, che non è male, va bene. Va bene, sì. Okay. Man mano che il lavoro cresce, poi valutiamo come intervenire. Va bene. Marta, eccoci qua. Allora, dimmi tutto. Raccontami un po' il senso, ricercatori di senso. Raccontami il senso di questo lavoro. Allora, io lo guardo da lontano, così riesco. Io l'ho interpretato un po' come una ricerca interiore, un entrarsi dentro per poter poi uscire fuori. E l'ho voluta vedere un po' come un gioco. E infatti mi sono fatta ispirare dal videogame Pac-Man e ho disegnato una specie di pupazzetto che rappresenta, diciamo, noi stessi, che va alla ricerca del proprio occhio che guarda l'interno. Quindi è praticamente un occhio che ha perso una parte, dicevi, nella tua relazione? È la persona che ha perso l'occhio, il punto di vista. Perfetto. Quindi è la ricerca del punto di vista per guardarsi internamente. Va bene, grazie. Grazie. Chiara, molto bello il bozzetto che hai scelto. Infatti, guarda, speravo che tu facessi questa scelta. È interessante perché, come sempre, apre più porte. Lascia a chiunque la possibilità di vederci quello che vuole. Io ci vedo la speranza, ci vedo la vita, ci vedo comunque il desiderio di vita. Bello. Tu che mi dici? Che tecnica pensi di utilizzare per rafforzare questi contenuti? Il bozzetto è stato realizzato in acquerello. Sì. Quindi pensavo una tecnica molto leggera, ad esempio incausto. Sì. Dico molto elegante, con molta cera. Sì. Sì, come abbiamo fatto le altre cose, no? Sì. E poi ricreare queste velature con gomma arabica e pigmento. Benissimo, va bene. Mi raccomando, quest'occhio è molto importante, quindi carica i bianchi e quell'alone intorno. Mantieni la circolarità, allontanati ogni tanto, lo guardi, ti fai un'idea della forma che sei riuscita a dare, anche perché l'hai inserito in una struttura che già esiste, quindi capisco che è più difficile, no? Devi cercare di farla dialogare, quindi è bellissima. Linda cara, sì. Hai scelto il bosco, sì. Gli alberi. Sì, sì. Raccontami qualcosa. Allora, ho voluto scegliere questo bozzetto proprio perché, diciamo, è l'unico desiderio che accomunava l'umanità qualche mese fa durante il periodo del lockdown e quindi quello proprio di uscire fuori, di incontrarsi con le persone a noi care nei luoghi che frequentavamo. E quindi ho deciso di rappresentare la natura. E la tecnica che ho utilizzato, che vorrei utilizzare, è la grafite. Benissimo, quella che abbiamo fatto in da sola la fai tu. Sì, sì. Perfetto, perfetto, anche perché ti permette di utilizzare una sorta di prospettiva atmosferica. Certo. Sì. E poi andrò a intervenire su con la matita per dare delle zone più luminose. Benissimo, bello, veramente bello, va bene. Ok, va bene. Allora procedo. Ok, grazie. Thank you.
abbiamo finito. Grazie Marta, grazie Linda, grazie Chiara, grazie Sabrina, Giuliana, grazie a tutte, veramente a tutte per il lavoro, l'impegno, il sacrificio che avete messo insieme a me per questa realizzazione. Ora non ci rimane che di ubicare l'opera nella sua sede definitiva.